Bella ragazzi, allora oggi sono ospite in casa d'altri. Il format è del mio amico Nick che mi ha gentilmente concesso la possibilità di cucinare in questo format perché c'è un ospite raga oggi. Si presenta da solo, 1, 2, 3, 4, 5 stelle Michelin in carriera, signori, monsieur Igles Corelli. Ciao, ciao. Benvenuto chef, bentornato anzi. Grazie, grazie. Il piatto sono delle mezze maniche chiamati a festa perché sono vestiti di rosso, quindi sono mezze maniche risottate, poi verranno riempite con un gorgonzola, passate in forno un attimino e poi serviti. Quindi sono velocissimi, rapidi, però la cosa interessante è cucinarli con un brodo vegetale ed aggiungere man mano la rapa rossa. Aggiungere piano piano perché essendo termolabile poi perde un po' il colore, di conseguenza si aggiunge piano piano. Quindi gli ingredienti sono mezze maniche, questa me la portate lei stamattina? Yes. Super, partiamo? Quindi subito in padella, e allora la padella deve essere calda, è già calda. Modo. Sì, sì, padella calda. Dal momento in cui noi andiamo a cuocere la pasta, subito deve andare in ebollizione, adesso vedrai. Okay. Non ci deve tostare logicamente la non pasta. Non deve cambiare colore. No. Intanto noi estrai. Allora chef, se non avessero i ragazzi a casa magari l'estrattore, può andare bene la centrifuga? Sì, va bene anche la centrifuga. Sì. Perfetto, allora io vado giù, facciamo un nostro estratto di barbabietola con cui porteremo a cottura le mezze maniche. Esatto. Ecco, una cosa interessante, da una parte viene fuori il liquido, dall'altra parte arrivano fuori delle impurità, quelle impurità essiccate, potresti fare anche dei griscini. Guarda, siamo arrivati a temperature giuste, eh? Dal momento in cui io metto il liquido, iniziamo subito a cuocere la pasta. Ha un potere colorante, oh, la barbabietola devastante. A parte la bontà anche, non è solo per... Ho quasi macchiato la giacca dello chef qua. Opla. Ma chef, ma questo piatto quando nasce? Allora, questo piatto nasce 4 anni fa. Sì, è abbastanza recente, dal momento in cui risotto sempre le paste e utilizzo i vegetali per dare sapore e colorare la pasta. Devo dire che sta andando di gran modo. Però dai, però in tempi non sospetti, perché bisogna sempre fare le cose per primo. No. Certo, bisogna almeno uno tenta, uno tenta. Poi io adesso guarda, inizio già ad aggiungere un po' alla volta, vedi, subito non solo si colora ma gli darà questo bel sapore, no? L'importante è aggiungere un po' alla fine, perché essendo termolabile vedrai che tra un po' diventerà un po' un marroncino. Questa pasta adesso che sta cucinando in questo modo, con un brodo vegetale e la rapa, al posto di cucinarla in un'acqua piena di calcare, certo, che assorbe nulla, invece in questo modo... Questo prende, lo chef ce l'ha raccontato anche sapore, quando ha fatto accademia qua con noi, che certo, l'acqua è l'acqua del rubinetto che tiriamo giù, è ricca di calcare, quindi sì, lo sì, chef consigliava intanto di cuocere in acqua naturale, esatto, prima cosa. E poi, volendo, si può anche aggiungere uno zig di aceto all'acqua per togliere quel sapore carcareo. Limone. Ci vuole il palato dello chef. Limone. Per sentire, perché io so che non me ne accorgo. O ho mangiato pasta col calcare tutta la vita. No, ma sono tutti piccoli quid che poi alla fine determinano la differenza, capito? Sì, sì. Guarda che bel colore che prendono. È bellissimo. La pasta sta risottando, sì, il livello dell'acqua comunque rimane, cioè dell'acqua, del liquido, sì, rimane sì, basso. Sì, sì, sì. E lei sta continuando comunque, esatto, ad agitare, perché non abbiamo una cottura in immersione nel liquido, quindi la pasta va girata, si deve girare per cuocere uniformemente. Esatto. Dico bene? Esatto. Ed è lo stesso tempo che serve nella cottura di immersione, uguale, non cambia. Non cambia i tempi di cottura. No. Uno guarda nel sacchetto, corrono 8 minuti, o 12 minuti, o 16 minuti, quello che è, insomma, dipende dal formato. Dal formato, un minuto in più, ecco, non di più. Comunque il risultato finale sarà al dente. Esatto. Ma posso fare qualcosa intanto, chef? Allora, guarda, tu potresti prendere una boule, sì, e poi mi scegliamo questi due. I due ingredienti, che sono, esatto, gorgonzola e ricotta. Proporzioni più o meno? Io faccio un 20-80. 20 ricotta? 30-70, sì. 20 ricotta? Sì, un 30-70. Sì. Perfetto, prendo una boule, quindi misceliamo. Ecco, questo non setacciarlo, non, perché altrimenti dopo diventa liquido. Ok. Proprio così grossolano. Che caccia fuori il siero, la ricotta. Esatto. Io intanto adesso metto la pasta, così tu li riempi.
Allora, io tolgo questi perché qua devo fare la salsa, ok? Facciamo una salsa lì anche? Sì, qui dentro. Io finisco il ripieno, che non deve essere mescolato troppo, mi diceva chef, che deve rimanere consistente, esatto. Un po' grossolano. Gli diamo uno sprint con una grattata di limone. Perfetto. Ho aggiunto un po' di succo, poi adesso lo tiro con un po' di burro. Guarda, gli metto proprio una goccia di burro, così. Questa, chef, la taglio piccolina. Eh? Tu hai visto che non ho salato nulla perché avevo il brodo vegetale già salato, di conseguenza. Lei lavora sempre cercando di utilizzare il sale senza falare, sì, vero? Sì, l'equilibrio va sempre... Vado? Sì, arrivi alla fine. Volentieri. In questo modo, poi... Tac! Com'è, chef? Tac! Tac! Perfetto. Tac e tac. Ok. L'abbiamo messo su una teglia, non a caso, giusto? Esatto. Adesso li mettiamo in forno a 160 gradi, si deve leggermente intiepidire e poi andiamo a preparare il piatto. A spiattare. Esatto. Il liquido. Questo è succo di barbabietola. Sì. E poi con un po' di burro. Questa serve? Questa qui adesso serve come salsa. Per fare un po'... Fare un po'... No, deve dare proprio sapore. Dà sapore, la sua funzione. Non è solo decorativa. No, un po' di pepe. Di pepe. Bella terrosa. Ha un po' di amarognolo, poi con il gorgonzola, poi dopo... si equilibri il tutto, senti com'è alla fine amara. Adesso capisco perché ci vuole la barbabietola fresca. Esatto. Lo fai con la cotta e solo dolce. Esatto. Voilà, chef. Perfetto. Così. Uno anche così. Uh-huh. Che bellini. Poi tela bianca per forza, sennò si fa fatica poi a valorizzare. Certo. Il rosso e il bianco, se hai troppi colori sul piatto. T'hai visto? Ah. Ecco, fai questi colori così. Sono ammaliato, raga. Due ingredienti. Due ingredienti. Rapa rossa, gorgonzola, quindi formaggio. Vestiti a festa. Se non sono vestiti a festa, mi manca solo il fiocchetto. Ce lo mettiamo? Sì. No, queste qua sono diverse da quelle che avevo visto. Sì, avevano sono diverse ancora. Non c'è più Igles Corea, ma c'è solo Igles. Ok. Tanto sono l'unico Igles che c'è, esiste in bambini. No, è vero, non c'è. Su Google ci sono solo... Ah, sì? Non ci sono due Igles. No, certo. Te l'avevi mai sentito Igles? No. Ah, ecco. No, solo da lei, effettivamente. E sapere che io oggi sono qua a cucinare col Corelli, cioè... Vuol dire che sei stato bravo. Poi io posso morire domani. Cioè. Meglio che canti oggi. Meglio che canti. Assaggiamo, va là. Assaggiamo. Prima lei, chef. Dai. Prima viene fuori subito il gorgonzola, e poi dopo si mescola questa nota amara terrena della rapa e poi il gorgonzola viene fuori, quindi gorgonzola, rapa e gorgonzola. Ci sono due dolcezze diverse che si alimentano. Allora, due ingredienti ottimali, anzi tre, un ottimo gorgonzola, un'ottima pasta e soprattutto la rapa fresca. La rapa fresca, cruda, che cambia tutto. Vestiti a festa. Vestiti a festa. E facciamo un fiocchetto. Un fiocchettino. Circolare. Vabbè, questo è circolare. Questo è circolare, pieno. Sì, perché dopo tutto lo scarto della rapa, lo scarto, andiamo poi a fare una polvere, essiccata una polvere, per rifare una pasta. Certo, anche per decorare un piatto. Decorare un piatto, esatto. Io ringrazio lo chef che ci ha condiviso il suo sapere. Sicuramente faremo ancora un sacco di cose insieme. Grazie. Perché ci troviamo insieme. Lo chef si trova bene qua con noi, quindi siamo carichi. Poi Milano è bello vedere Milano. Tec. Un piatto di vestiti a festa. È vero, tec, mi ero dimenticato. Tec.